me ancora una volta il piacere e l'onore di aprire i lavori di questo pomeriggio di studi. Pomeriggio ospitato presso questa straordinaria sala della Camera dei Deputati, la sala conferenze, mi è davvero gradito rivolgere un ringraziamento all'ufficio di presidenza della Camera e segnatamente all'onorevole Presidente Fico, proprio per la gentile concessione ad un uso straordinario che in fondo riafferma e ribadisce la missione statutaria di Davide. L'occasione di quest'oggi è data dalla presentazione del volume di un nostro dirigente, dell'avvocato Paolo Zagani, peraltro anche nelle vesti di responsabile del Dipartimento Affari Internazionali dell'Istituto. Ed è coincide proprio, perfettamente coincidente, con quanto il 13 dicembre del 2013, in occasione della presentazione sempre alla Camera dei Deputati di Italia, abbiamo voluto affermare e ribadire, ossia l'esigenza di varare un istituto che fosse sicuramente a servizio di nuove idealità, di rinnovate capacità, ma soprattutto di una grande tensione riformista e riformatrice, quella stessa che fosse in grado di ridare slancio al nostro paese, ma non in maniera demagogica, ma in maniera reale. Proprio in questi giorni l'occasione viene ribadita e solennemente anche offerta dall'ultimo rapporto letto dall'OCSE, il rapporto sull'economia del sistema Italia. Ebbene, i dati che sono stati a noi forniti evidenziano un dato semplice se vogliamo, ma abbastanza eloquente, quello cioè che transitare ad una stagione di riforma significherà per il nostro Paese sancire nel 2030 non soltanto il passaggio del PIL dallo 0, all'1 al più 1,5, ma significherà soprattutto riannodare le fila di un rapporto di speranza e fiducia, quello stesso che adesso l'Italia celebra protagonista all'inizio del Novecento. E queste ragioni sono comprese tutte nel libro di Paolo Zagani, questo libro che in fondo annovera e costruisce anche in maniera diversa, io l'ho trovato oltremodo interessante proprio perché si affranca dalla retorica di parte, rifugge ogni suggestione accademica ed invece si sofferma proprio ad evidenziare quelli che sono i tratti caratterizzanti una sincera richiesta di riformatrice. Paolo non a caso affida con una tecnica di scrittura abbastanza insolita l'uso del dialogo a due interlocutori che in fondo rappresentano anche in maniera metaforica un dialogo a due velocità tra due paesi diversi, non anticipiamo quali. Ebbene, affida l'esigenza di ribadire come ci sia bisogno non solo di fiducia, di slancio, ma di ridare all'Italia quello che è l'habitus originario di nazione che all'interno dell'Occidente gode di fiducia, di interesse e quindi è capace di divenire solente ed attrattiva anche sul piano degli investimenti esteri. Non è un caso che abbiamo chiamato proprio al nostro tavolo questa sera due illustri relatori che io saluto con un affetto particolare, proprio perché questi sono stati accanto alle fatiche di Davide sin dai primi passi con Camilla in più di un'occasione, lo ricordiamo, ma proprio perché autorevolmente rappresentano quelle che poi saranno le esigenze che emergeranno anche all'interno del volume L'impresa internazionale del ritorno del sistema Italia, redatto da Paolo Zagani, in fondo lo vivono nella quotidianità del loro impegno professionale e personale. Penso e ringrazio Beniamino Quintieri nella qualità di presidente della SALA, cioè a tutti noi lo accoglierei con un grande applauso. La SALA non sia soltanto una società partecipata da Cassa Depositi e Prestiti, ma rappresenti per il nostro paese il grande polo d'attrazione sul piano dell'internazionalizzazione, gli investimenti finanziari e non soltanto assicurativi. E saluto con un augurio speciale il presidente della sezione imprese, l'amico Tommaso Marvasi, cui vi dico di rinnovare un po' di applauso, perché quest'oggi, come dire, sempre affiancando le fatiche di un impegno di forte responsabilità, che tra l'altro viene anche pioniere
all'interno del Tribunale di Roma nella conduzione della sezione imprese, ebbene, ha avuto una fiducia, un consenso che si è espresso in maniera unanime al di là dei partiti e degli schieramenti politici, che l'ha visto nella qualità di alto magistrato affermare un ruolo anche all'interno della Commissione parlamentare antimafia. Per cui io nel porto degli auguri per questo nuovo e brillante mandato mi permetto di affidare un pensiero semplice. Quello che ha animato e che ribadisco spesso al caro amico mio di sempre, avvocato Fabio Federico, con il quale ho l'onore di intrattenermi spesso in conversazioni, ovviamente anche telefoniche, che a volte sembrano forse estrapolate dalla quotidianità, ebbene noi ci soffermiamo a pensare. Pensavo, caro Fabio, quanto ebbe a dire Don Sturzo a proposito delle riforme. Senza le riforme non c'è visione, ma soprattutto non ci possono essere riforme se non c'è coraggio. L'augurio qual è? A te che assieme a Francesco Romagnoli da qui a poco diventerete, darete a noi il piacere di essere dirigenti e soci di Italia. L'augurio qual è? Che l'Italia si riappropri di coraggio, torni ad essere una nazione autorevole e al di là di consensi parcellizzati che talvolta possono sconfinare, diciamo, su derive non certamente di natura democratica, anzi affievoliscono la tensione stessa della liberale democrazia, ritrovi quell'autorevolezza per ritrovare nell'ambito del sistema degli Stati Uniti d'Europa a cui noi crediamo e di cui viviamo una vigilia straordinariamente interessante, una tensione di protagonismo che sia consona ad una storia, ad una cultura, alle gesta dei padri, ma soprattutto a ciò che ci affascina, al futuro che attende i nostri figli. Buon pomeriggio, prego Camilla, di parlare, di prendere il per la dottoressa Antonella Crespo. Grazie dottoressa, perché questa sua premessa è stata meravigliosa. Intanto mi sono già complimentata e congratulata con lei, perché nell'ambito della precedente intervista, che voi non avete sentito ma che sentirete seguendo liberi.tv, la dottoressa Preno ha dato saggio della sua magistrale capacità di inserire sempre le cose nel giusto contesto. E oggi parliamo di impresa internazionale. Agli occhi di tutti questo potrebbe sembrare un titolo molto altisonante, altamente tecnico-scientifico. In realtà l'abilità di Paolo Zarabi è stata quella, sì, di inserire questa argomentazione molto importante in un ambito di studi molto proficuo, ma anche dare a questo libro un tono di giusta leggerezza. Scopriremo poi con gli interventi dei nostri relatori in quale termini va intesa questa leggerezza e anche questa ironia. Attenzione per un tema molto importante e sacrosanto. La dottoressa Preno ha anticipato quelli che saranno i relatori, persone straordinarie che sicuramente ci aiuteranno ad addentrarci ancora meglio nel libro, che ricordiamo chiude una trilogia con un bettino del nostro protagonista Paolo Zarabi, una trilogia appunto dedicata all'impresa internazionale. Allora, cominciamo subito con l'intervento del dottor Beniamino Quintieri, intanto ancora grazie per essere qui con noi, lo ricordiamo presidente della SACE, a lei naturalmente il compito di relazionare, poi magari il compito mio sarà quello di fare la giornalista curiosa che magari vi farà anche qualche domanda fuori dalle righe del suo intervento. Grazie dottor Beniamino Quintieri. Allora, grazie, buonasera a tutti, siamo qui per presentare il libro di Paolo Zarabi, è il terzo libro della serie, qui siamo di fronte a un altro caso di trilogia, con quello di Stieg Larsson e quello di Elena Ferrante, che abbiamo adesso la trilogia Zarabi, non mi meraviglierei se per qualche tempo ne avremo una riduzione televisiva, Paolo. A questo punto, diciamo la verità, io lo conosco, so che poi mi riferisco a avere obiettivi, non solo quelli intellettuali, non solo quelli intellettuali, mi corre. Detto questo, io volevo un attimo soffermarmi sul suo argomento,
spiegare perché è importante. È importante per voi ed è importante il fatto che opportunamente Paolo abbia associato la questione dell'impresa multinazionale, che poi si traduce in altre parole nella capacità delle imprese di attrarre investimenti, di un paese di attrarre investimenti, con le riforme. I due argomenti spesso vengono trattati in parallelo, in realtà sono strettamente connessi. Volevo intanto dire qual è la posizione della situazione italiana. Noi siamo un paese che è il settimo esportatore mondiale, ancora oggi, nonostante le difficoltà, siamo uno dei principali paesi quanto a capacità di esportare, però se possiamo l'internazionalizzazione al suo complesso, quindi considerando anche la capacità di investire e fare investimenti, siamo 18esimi per gli investimenti. Quindi siamo, c'è una discrepanza su due variabili, l'export e gli investimenti, che in realtà invece dovrebbero essere, e di fatto sono, fortemente legate. Tanto per darvi, non poi prometto di non darvene molto di più, negli ultimi 10 anni l'Italia ha avuto circa 2000 investimenti dall'estero contro i 5000 della Francia e i 6000 della Germania, quindi siamo indietro. L'organizzazione internazionale ci considera un paese che ha un alto potenziale, avrebbe, per meglio dire, un alto potenziale quanto a creare investimenti, ma poi di fatto questo potenziale non si traduce in una capacità di attrarre. L'altra questione ancora più, più preoccupante è che in realtà ad attrarre investimenti dovrebbero essere quei territori che sono indietro nell'ambito del nostro paese, dovrebbe essere il Mezzogiorno, così come è avvenuto per l'Irlanda. L'Irlanda era un paese che 30 anni fa, 25 anni fa, aveva un reddito pro capite più basso di quello della Calabria, oggi ha un reddito pro capite superiore all'Italia, alla media dei paesi europei. Perché? Perché ha avuto una serie di politiche, di riforme, per dirla con Paolo, in grado di attrarre investimenti, facendone un paese ricco. Allora dicevo, da questo punto di vista invece noi sappiamo che quei pochi investimenti che arrivano sono concentrati in due regioni, Lombardia, Emilia Romagna, un po' il Piemonte, al sud arriva solo il 4% degli investimenti. Questo non fa altro che ampliare il dibattito tra il nord e il sud, perché ripeto, laddove ci dovrebbe essere più necessità e più opportunità dovrebbero essere proprio le regioni meridionali. Un'altra questione riguarda la tipologia di investimento. Perché che vuol dire investire in un paese? Vuol dire si può investire, come dico io, con investimenti greenfield, cioè andando in un paese costruendo con un progetto, costruendo uno stabilimento, avviando un'attività produttiva e via dicendo, oppure si investe attraverso varie modalità di acquisizione, cioè acquisendo imprese che già esistenti. Nel nostro paese gli investimenti greenfield ce ne sono pochi, pochissimi, la maggior parte sono investimenti di acquisizione, e torno sul punto tra un attimo. Altra cosa che volevo dire prima di arrivare alla questione che accentra poi nel volume è che perché gli investimenti sono importanti? Quando si parla di globalizzazione si è reso conto che la globalizzazione si è manifestata in vari modi, ma soprattutto in due. Uno, l'integrazione commerciale, cioè i paesi sono integrati, cominciando a esportare, a integrarsi sempre di più, e l'altra subito dopo con gli investimenti. C'è stata una vera e propria esplosione a livello mondiale di investimenti. Perché? Perché le imprese, come sapete, vanno a caccia di profitti, quindi vanno laddove si presentano opportunità per fare business, fare profitti. Allora è chiaro che la globalizzazione, pensate per esempio alla caduta del muro di Berlino, dopo la caduta del muro di Berlino si è aperta una metà dell'Europa, quindi c'è stato
un grande afflusso di investimenti in quell'area, pensate alla Cina dove sono andati a investire, ma sarebbe riduttivo pensare, e queste diciamo, sono le opportunità territoriali, poi ci sono opportunità diverse a seconda delle motivazioni che spingono l'impresa a operare in un paese straniero. Quella che nell'opinione pubblica è la più frequente, in parte con ragione, in parte a torto, è quella la delocalizzazione per ridurre i costi di produzione, cioè si va in Cina, si va in Vietnam, si va altro paese, perché questo riduce i costi di produzione. Vengo poi a valutare questo tipo di cosa, ma non è il solo, cioè, non è il solo argomento. Si può andare all'estero, dove sia all'estero, perché ci sono tecnologie, quindi per situarsi in un ambiente, in un territorio che è fertile dal punto di vista tecnologico, si può andare in un paese e investire perché c'è un capitale umano adeguato, si può andare in un paese semplicemente per conoscere il mercato, per aprire per esempio quelli che si chiamano flagship store, cioè andare. Non basta per esportare le imprese, devono anche essere presenti in un mercato, quindi aprire dei negozi, per offrire dei servizi, via dicendo. Quindi non si può fare di ogni erba un fascio. Le modalità possono essere diverse e aggiungo, questa è una valutazione che spesso contrasta con quella che è la view dell'opinione pubblica, sono quasi sempre positive. Perché diciamo, c'è una retorica sbagliata intorno alle attività di investimento, perché diciamo, si pensa che per esempio andando a delocalizzare alcune fasi del processo produttivo si perdono posti di lavoro e quindi questo danneggia il paese, cosa che in certi casi è assolutamente vera, però nella media non è così, cioè è dimostrato che le imprese che vanno a delocalizzare, sostanzialmente lo fanno delocalizzare in alcune fasi del processo, non tutti, poi aumentano l'occupazione, aumentano la redditività, aumentano l'efficienza, su questo c'è un'evidenza enorme offerta dagli economisti. Quindi anche nel caso più sfavorevole di chi va a decolarizzare per ridurre i costi, gli effetti sono mediamente positivi, per non parlare poi delle imprese che vanno per collocarsi nel mercato e conquistare il mercato. E c'è un altro tipo di retorica che qui qualche volta con ragione, ma nella maggior parte dei casi a torto, che è quella dei campioni nazionali. Si dice che campioni vengono qui, si comprano queste cose e se ne vanno. E ci sono naturalmente dei casi che suffragano questa visione. Nella ragione, in buona parte dei casi non è così. Vorrei farvi un esempio, degli esempi molto ampi, ve ne faccio due perché sono noti, marchi noti, ma ripeto, pensate, sono anche piccoli se pensiamo, non voglio andare nella parte meccanica dove parliamo di imprese più grandi, ma pensate a Bulgari. Bulgari è stato acquisito da un grande marchio francese che ha offerto tanti miliardi per ricostruire Notre Dame, tanto per capire di che si tratta. E Bulgari perché l'ha fatto? Non perché fosse in crisi, perché entrando in un network mondiale ha la possibilità di espandere la propria attività. Pensate a San Pellegrino, chi va all'estero trova San Pellegrino dappertutto e la Pellegrino stava fallendo. Pensate, è entrata nella Nestlé e la Nestlé gli ha aperto un mondo. Pensate ai marchi della moda che sono ormai tutti, questo per citare solo i casi più noti. Quindi il problema italiano per quanto riguarda gli investimenti in uscita è che non abbiamo dei grandi player, esaltiamo le piccole imprese come giusto che sia, ma la mancanza di grandi player fa sì che abbiamo necessità poi di internazionalizzarsi facendoci acquisire da imprese straniere. Quindi a fronte di questa retorica bisogna fare uno sforzo per dire che gli investimenti sia in entrata che in uscita sono qualcosa che fanno bene al paese, per quello che ci sono delle eccezioni, dei casi
ovviamente nel caso della pernigotti, per esempio, per carità, però se si guarda al dito si rischia di non guardare alla luna, quindi il problema è di guardare nel complesso se una cosa conviene o non conviene. Perché gli investimenti sono importanti? Perché hanno questo impatto positivo? Intanto contribuiscono alla crescita del PIL, creano occupazione, ma non solo quello. Oggi il 25% dell'export italiano proviene da multinazionali straniere che sono collocate in Italia. Le imprese straniere, le multinazionali vengono in Italia, come vanno in altri paesi, portano tecnologie, portano management, portano conoscenza e questo migliora i territori in cui operano, perché noi veniamo dalla Calabria, sappiamo qualcosa quando ci mancano delle imprese internazionalizzate in grado di portare tecnologia, sapere, ma anche modalità, quindi anche cultura imprenditoriale che è quella che manca, e hanno l'effetto di migliorare anche in genere le imprese che vengono in Italia, poi hanno una rete di subfornitori internazionali, quindi ne incrementano le capacità oltre che l'efficienza. Per non parlare poi delle catene globali del valore, oggi una delle caratteristiche della globalizzazione è costituita da quei fenomeni che noi chiamiamo global value chain, frammentazione produttiva, cioè il fatto che oggi la tecnologia permette di separare i processi produttivi. Quello che una volta si faceva tutti in un'azienda, oggi viene fatto, ciascuna azienda si specializza in una parte del prodotto fino a quando non si arriva all'assemblaggio finale, e questo processo può richiedere anche l'impiego di imprese che stanno in molti paesi. Molti anni fa il fenomeno era ai suoi inizi e gli studenti gli si leggeva il caso della Barbie, che è pure un caso, diciamo, di un oggetto banale, non sofisticato, in cui si vede che la Barbie veniva assemblata in sette, cioè era l'assemblaggio della Barbie veniva dagli Stati Uniti, ma era il risultato di una serie di pezzi che pure che coinvolgevano 6-7 paesi. E questo, che se prendete un altro caso dei telefonini, in cui l'assemblaggio di un telefonino o di un computer è la risultante di tante parti. Questo vuol dire che gli italiani in qualche modo sono stati degli antesignali, perché i distretti industriali, cosa di cui nel sud lamentava la mancanza, eppure sono, diciamo, la ricchezza del nostro paese, sono degli antesignali, perché in fondo il distretto industriale è un insieme di imprese collocate nello stesso territorio, abituate a collaborare, quello che purtroppo nel sud non è frequente, per cui si specializzavano, ognuno si specializzava o dalle macchine tese per produrre oppure in pezzi parte del prodotto per avere prodotti. E quello che una volta era il distretto industriale italiano adesso è diventato il distretto mondiale. Quindi, come si dice, il mondo è diventato un grande artificio in cui ciascuno fa. E quindi essere le catene del valore vuol dire avere capacità di attrarre investimenti. E in questo, per esempio, un caso di cui si parla in questi giorni per la Germania, cioè il rallentamento dell'economia tedesca per noi è molto peggio di qualunque affodazzo o rallentamento dell'economia cinese o di qualunque degli Stati Uniti, perché noi siamo fortemente legati all'economia tedesca. Quindi molte imprese, soprattutto nel nord, producono parte e componenti, soprattutto nelle automobili, per esempio. Quindi se Trump mettesse i dazi sulle automobili tedesche, noi le pagheremmo il prezzo almeno quanto i tedeschi, perché siamo fornitori di componentisti. Quindi se la Germania rallenta, rallentiamo anche noi. Quindi guardiamo la Germania con un po' di meno minore ostilità rispetto a quello che facciamo. E quindi c'è una serie di cose, quindi la mancanza di investimenti, che è al centro del libro di Paolo, è un problema. Oggi si parla della cannabis, cose, il problema dei problemi, ma ci abbiamo cose più importanti da affrontare, soprattutto quando siamo a ridosso delle elezioni europee. Allora, il problema, qui vengo, non mi intendo ancora a lungo, ma alle questioni affrontate opportunamente da Paolo. Che cosa ostacola gli investimenti? Perché in Italia sono pochi investimenti?
E qui normalmente si fa una bella lista, lunga, spesso si parla di costo del lavoro, scarsa flessibilità, insufficienti incentivi, fiscalità eccessiva, inefficienza del sistema giudiziario, burocrazia, eccetera, eccetera. E tutte queste cose pesano, ovviamente con pesi diversi. Oggi tutto questo fa sì che noi ci troviamo al 65° posto nella classifica che viene fatta, ce ne sono tante peraltro, sulle norme che regolano l'attività di impresa. Servono 1200 giorni per arrivare alla conclusione del processo di giro, perché su questo poi credo che Don Mar saprà con ben altra competenza per modo di soffermarsi sul tema. Servono 270 ore ogni anno per adempimenti previsti nel pagamento di imposte, eccetera, eccetera. E quindi sì, la lista che vi ho fatto però va un pochino filtrata. Oggi il costo del lavoro non è un problema, non è quel, il costo del lavoro è relativamente basso, o meglio, sono bassi i salari, certo, non è alta la produttività, ma ci sono paesi che hanno un costo del lavoro che è il triplo del nostro, che attirano investimenti. La fiscalità è un problema, ma ci sono paesi che hanno un fisco altrettanto oneroso che attirano investimenti. Gli incentivi sì, mancano, però non sono i veri. Volendo dare un ranking, un ordine all'importanza, direi che le due cose che oggi, anche sentendo le varie indagini che spesso vengono fatte sugli investimenti, sugli investitori, sugli imprenditori all'estero, di perché non venite in Italia, le due cose che sono ai primi posti sono l'inefficienza delle istituzioni pubbliche, la burocrazia, i troppi livelli decisionali e l'inefficienza del sistema giudiziario, questo ripeto, che crea un'incertezza, un'impresa che deve aspettare anni per avere un parere, essere, diciamo, arrivare a una soluzione di certezza, certamente ci pensa due volte prima di andare per paese, per non parlare dei livelli decisionali, della burocrazia. Questo crea incertezza. L'incertezza è nemica degli investimenti. Già gli investimenti sono un'attività rischiosa, perché quando uno fa un investimento non sa con certezza dove finirà, lo sappiamo bene. È nella natura, lo spirito animalesco degli imprenditori andare a rischiare, e però c'è un limite a tutto. Se oltre al rischio di impresa ci mettiamo anche i rischi esterni, la cosa diventa complicata. Aggiungo un elemento che viene poco messo in evidenza, di recente ci sono degli studi su questo, sulle catene del valore. Che cosa vuol dire catena del valore? Vuol dire che un'impresa X, banalizzo, situata in Germania, si rivolge all'impresa Y, a tante altre imprese, per avere delle parti del processo produttivo e incorporarla nella sua attività e poi trasformarla. Questo richiede rapporti tra imprese che sono di lungo periodo, perché ovviamente nessuno fa un'automobile se la BMW viene a prendere i freni in tempo. Allora, questo richiede che ci siano dei rapporti non solo credibili, ma la regolazione di questi rapporti venga adeguatamente tutelata. E quindi a fronte di un contratto che non viene rispettato, una giustizia che ci mette due anni è certamente a freno. E quindi, questo dicevo per dire che ancora di più i moderni processi produttivi richiedono snellezza nelle decisioni e processi, e una giustizia che sia efficiente. E allora chiudo sostanzialmente con una qualità, cioè i margini di incertezza sono quelli che vanno battuti, se si può. Abbiamo il caso della TAV, tanto per dirne una. Il caso della TAV, al di là che il progetto sia utile o inutile, si può discutere. Quello che è devastante è il fatto che è un caso, cioè che un progetto importantissimo, costoso, già avviato, venga di colpo cancellato. E
vi posso dire, c'è stato il NIMBY Forum, che è un forum che valuta quello che succede, ha calcolato 320 casi imbarazzanti, questo fino a 2 casi saranno aumentati, che sono accaduti in Italia. 320 casi, penso ai gassificatori a Brindisi, dove gli inglesi per anni hanno dovuto aspettare, poi ma ci potrei fare, penso all'IKEA che ha abbandonato di recente, perché il problema è che se tu hai N interlocutori e basta che uno solo di questi interlocutori si metta di traverso e tutto finisce. Quindi già a poter avviare il progetto richiede un tempo e una fatica che spesso si fa. Queste sono le questioni che oggi in qualche modo limitano l'attrattività del nostro paese, una questione affrontata da fare, dove credo che il caso è talmente complesso che ci dovrà inventare un qualche commissario per risolvere questo caso spinoso. Grazie. Particolarmente illuminante per me, in particolare di fronte magari a questa platea dove c'è anche qualcuno molto esperto. E Beniamino, perché velocissimamente lei giustamente ha parlato di casi shock e imbarazzanti, anche di incertezza, però per lanciare una prospettiva di fiducia, diciamo anche che comunque sia, al di là del sistema Italia, le nostre imprese comunque restano molto attraenti proprio perché fanno una qualità alta. Assolutamente sì, le nostre imprese sono appetite perché hanno tecnologie avanzate, hanno prodotti di qualità, e non è un caso che il fondo va a diventare, però ripeto, quelle sono acquisizioni che servono comunque ad alcune delle nostre imprese, ma certo non risolvono il problema, soprattutto se l'ottica, come implicitamente nel volume di Paolo, è quella dell'Italia meridionale, non ci sono queste imprese, quindi non solo non c'è l'acquisizione, ma non ci sono neanche gli investimenti. Quindi il problema resta aperto nella sostanza. Molto bene, nel suo intervento ha tratteggiato anche quello che è un argomento che adesso andremo a trattare col prossimo relatore, il presidente Tommaso Nardasi, che è quello della giustizia lenta. Io credo che sicuramente Tommaso Nardasi, nel suo intervento in qualità di presidente del Tribunale delle Imprese di Roma, ci renderà conto anche di questo. E in particolare al presidente poi vorrei lanciare così una domanda, poi lei risponde prima, durante, dopo il suo intervento, non importa, però le voglio dire questo: è il nostro un paese dove viene facile fare patti e contratti, ma poi viene difficile fare le riforme vere. Grazie, la parola a lei. Innanzitutto voglio fare ringraziare tutti, anche in particolare, e devo dire che ho apprezzato molto il libro di Paolo, l'ho apprezzato molto perché, parlando prima con l'amico Vitteri, che tra l'altro ha già fatto una lucidissima esposizione dell'attuale situazione della mancanza di investimenti, e anche attaccando qualche tabù che ancora è rimasto, per esempio questa della democratizzazione, e anche quello degli investimenti frazionati e così, e degli investimenti soprattutto delle grandi aziende estere in Italia, in queste acquisizioni e così via. E infatti quello che dicevo di Paolo Zaghi, quando leggete questo libro e poi anche ho dato un'occhiatina ai primi due libri della trilogia, e vi immaginereste che li ha scritti un uomo molto avanti negli anni, con i capelli bianchi e così, perché veramente se è un'esposizione, un'analisi. Non rimbambito. Non rimbambito. un'analisi veramente completa di tutti i guai che affliggono il sistema Italia, e ho letto anche alcune cose che
si rifanno sempre quanto all'intervento di Beniamino, per esempio sui paradisi fiscali. Ecco, il libro sui paradisi fiscali, vi invito a leggere anche quel libro, perché abbiamo un'immagine totalmente negativa dei paradisi fiscali, così come era totalmente negativa prima che Beniamino ci spiegasse bene questa degli investimenti italiani e esteri in Italia, perché affronta questo con un capitolo, La grande menzogna, se vi ricordo bene, e nel quale appunto parla di quali sono i lati positivi e i lati negativi dei paradisi fiscali. Per quanto riguarda, per esempio, le materie mi sono interessato, io anche quella di cui si parla però in questo libro, della famosa web tax, no? Anche lì ci sono degli aspetti da... posso anche non essere d'accordo completamente con te, però anche lì è una questione bipolare, una questione si può vedere da vari punti di vista e non è sempre negativa, ecco, perché ovviamente la preoccupazione dell'autore era quella che una web tax pesante, ecco, impedisce lo sviluppo della tecnologia e delle network in Italia, nel mondo, nella cosa così, però dall'altra parte occorre, siccome io da anni mi interesso anche del diritto d'autore, tutelare gli autori, quindi bisogna trovare sempre la solita via di mezzo, però anche quello è stata veramente un'analisi importante. Poi, tornando a noi, il libro, appunto, come ha detto Beniamino, affronta tutti i guai, diciamo, del sistema Italia, e noi veramente quando lo legge uno, siccome un'analisi a volte anche impietosa, poi intermezzata da questo dialogo con questo personaggio immaginario, questo Steve, questo americano, al quale secondo me, perché poi sapete, quando noi leggiamo un libro ci facciamo delle idee, diciamo l'autore ha pensato questo, poi magari parliamo con l'autore e diciamo quello qua è una cosa completamente diversa, però il pensiero viene, no? Perché dopo aver parlato ecco, della burocrazia, della lentezza della giustizia, di tutti questi problemi che impediscono questi investimenti, qua fa l'intermezzo, quindi vuol dire finalmente ci rilassiamo un po' perché ci ha distrutto tutto il sistema e noi diciamo. E invece questo personaggio immaginario, che poi se si pensa bene tanto immaginario non è, continua a pacchettare, però dando le idee della soluzione, l'idea della soluzione del problema, l'invito a impegnarsi per risolvere con le riforme il problema. Ecco, perché lì ho visto vari personaggi, non soltanto, ma quello anche l'autore, che parla delle difficoltà proprio perché le ha affrontate giornalmente con la sua attività giuridica internazionale, però sa che si possono migliorare, sa che si possono affrontare, ecco che Steve lo incoraggia e dice no, ma si possono risolvere. Poi un altro aspetto nel quale ho visto l'autore è che se vediamo in termini, sta anche nell'esame che ha fatto Beniamino, e la positività riguardo a quelle che sono veramente le nostre eccellenze, quelle che sono le nostre qualità, le qualità dell'Italia che noi possiamo valere all'estero. Infatti l'interlocutore scrive quando sta a Washington, dice sì, però quando si sta bene a Roma, quanto è bella Roma, quanto è bella l'Italia. Ecco, ci sono tante cose belle e Steve sembra è dispiaciuto per quello che non si fa in Italia, che bisognerebbe fare. E poi se ci pensiamo veramente, vediamo che secondo me, sempre, scusate, è una visione personale, che forse tutti noi, ecco, operatori, tutti voi, nella vostra vita, nell'attività professionale, avrete sicuramente incontrato il vostro Steve. Perché quando leggete il libro,
condividete le critiche che fa Paolo e Paolo Zagan. E poi anche a me è successo, anche io ho avuto, forse non sono uno stile, tanti stili che ho incontrato nella mia carriera, dato che ahimè per un periodo di tempo, non per la materia, mi interesso quasi 40 anni della materia lì. Quindi ho incontrato, per esempio, e così mi riallaccio al problema della giustizia, qualche anno fa l'ambasciatore americano Phillips, che era fortemente dispiaciuto, anche perché, come quasi tutti gli americani, aveva le origini in Italia, e per questa mancanza di investimenti e questo fatto che in Inghilterra, come ci ha detto in Germania, sono al triplo gli investimenti stranieri, e l'ambasciatore appunto era fortemente interessato al Tribunale delle Imprese che avevamo da poco stato istituito, e Antonello lo sa, quella è stata quasi una mia creazione, sono stato uno dei fondatori, e da lì abbiamo iniziato un rapporto veramente collaborativo, e ho potuto anche confrontarmi con i giudici americani e vedere quello che possiamo portare. Ovviamente non possiamo mutuare il sistema americano, perché in Italia non potrebbe assolutamente funzionare, perché sono due culture completamente diverse e così, però c'è quello che forse è un problema nostro, perché gli americani non hanno, perché sono una nazione alla fine molto più giovane della nostra, è quella di questa incrostazione, di stabilizzazione della nostra cultura giuridica, che fa, io a me non piace parlare con i termini stranieri, indicare, che oggi vanno molto di moda, l'ultimo che ho sentito è il porno revenge, che è questa dei reati commessi su web, infatti mi hanno invitato a venire per chiedere questo cosa sul porno revenge, magari vedo, ora aiuto. Io mi vendico creando il filologismo delle parole in italiano. Per esempio, noi siamo affitti, secondo me, dal carinismo, cioè noi dobbiamo sempre complicare le cose, e dobbiamo sempre trovare i carini, le cose, è la nostra mentalità. Però se facciamo così, come dice il dottor nostro, non andremo da nessuna parte. Noi abbiamo avuto 60 governi dopo la guerra, insomma è una cosa che non si può. E poi oggi, come diceva sempre, ma ci interessiamo, per carità, sono problemi importanti, dello ius soli, no? Ma all'italiano, in questo momento, lo ius soli è un tema importantissimo e non interessa nulla. Noi dobbiamo cominciare a crescere, perché dobbiamo a raccogliere il dito del finale del libro di Stiglitz, dice ma è troppo tardi, dice no, però muovetevi, cominciate a fare queste riforme. Ora, per esempio, poi per questo nostro calvinismo, anche le riforme buone delle volte le roviniamo. Non so se vi ricordate, è stato un anno fa, mi pare, e introdussero nel campo del lavoro i voucher, no? Che avevano risolto quasi il problema del lavoro nero, avevano fatto lavorare dei giovani, perché ci sono l'Italia ha una forte connotazione turistica, quindi tutti gli stagionali che dovevano essere presi in nero dai ristoranti, con questi vouchers potevano lavorare, e l'imprenditore non doveva pagare le tasse, i famosi contributi, le cose, perché stavano alla fonte dello stesso caso, cioè c'era già la tassa pagata, quindi erano, e da quello subito avevano cominciato a dire ma in questa maniera non si assumono più a tempo indeterminato, non si fa, e così, e anche quello si è tentato di fare così. Un'altra
Questo mi sta molto a cuore proprio perché della giustizia e che ho anche in questo avuto un rapporto con i giudici americani, e per esempio quello che potrebbe risolvere tantissima parte delle questioni che affliggono i nostri tribunali, cioè la mediazione, no? Però avete visto che anche la mediazione, come è stata fatta la legge, innanzitutto prima la resistenza di molti vostri colleghi avvocati, perché dicevano il lavoro, perdiamo il lavoro e così, poi si è dispersa in vari rivoli, per esempio oggi nel diritto di famiglia ci sono 3-4 forse sistemi di mediazione, dalla negoziazione assistita, l'assistenza familiare, cosa bisogna semplificare, bisogna riuscire, in America addirittura quasi l'80% dei casi vengono risolti in mediazione. Ho parlato con il giudice del GEMS, che è l'organismo più importante di mediazione, lì addirittura, ecco dove noi non potremmo arrivare, però l'esempio Angelo Turri, addirittura si sceglie il giudice perché nella esposizione, nel catalogo quasi dei giudici, dice questo è bravo in questo, questo è bravo in quest'altro, questo ha un carattere un po' così, questo è un carattere, quindi si sceglie addirittura il carattere necessario perché è diverso risolvere un problema familiare piuttosto che un incidente mortale e assicurativo, e quindi così è. Per cui ecco, però loro non, ripeto, se non possiamo mutuare il sistema giudiziario così, sicuramente il procedimento si può fare, procedimenti più rapidi, più semplici. Ho trattato, io mi interesso pure della materia bancaria, c'è stata una recente sentenza della Cassazione sugli interessi, ora non voglio per carità criticare i colleghi, così c'erano 6 pagine di diritto romano nel quale si arrivava agli interessi la cosa, e poi il caso degli interessi così in 4 righe, io non le ho neanche capite. Comunque sì, ecco, dobbiamo arrivare ad una semplificazione, non ecco, un altro esempio americano, per esempio lì si è arrivati con l'intelligenza artificiale, addirittura la giustizia predittiva, ci sono in alcuni stati, nei casi di alcuni reati, si immettono nella macchina, nel computer, i dati e viene sformata la sentenza. In Italia non si potrebbe fare, perché immaginate, ci vorrebbe una macchina per introdurre tutte le cose che diciamo, tutti i discorsi che facciamo, ci vorrebbe una di quei reati, quelle che servono per dei rifiuti, per riuscire a tirare fuori una cosa. Ora mi sto un po' distendendo, però ecco, voglio dire che per esempio le tribunali imprese, per il quale sono maturo, è stato un'ottima riforma. Anche lì subito si è detto, ma perché favorire i processi dove ci sono le imprese, i marchi brevetti, le società, le cose, tutti i processi dovrebbero essere veloci, è vero, è verissimo, un'osservazione così, ma possiamo pensare una volta che se si dà un impulso all'economia i beneficiari siamo tutti e non solo quelli che fanno la causa o che hanno loro, quindi dovremmo pensare un po' in maniera più semplice, ecco, questo è quello che dico io, è pensare in maniera più immediata, più dinamica. Anche io, oltre a essere presente all'osservatorio sui sistemi della soluzione alternativa delle controversie, sono anche giudice tributario, no? Per esempio anche nel tributario, io mi sono avvicinato al tributario quando c'era il giudice da tempo, nel 1990 ho voluto fare il giudice tributario, perché non capivo niente di tutta questa massa di norme, di sopravvenute, una cosa infernale dalla quale non si riusciva a dire, per imparare qualcosa devo fare il giudice così. Mi studio, io ho portato le cose, perché non c'era un manuale che tu potessi avere, nessuno può, secondo me, capire.
di un caso troppo, però ecco, è stata un'esperienza positiva, perché siamo riusciti a emettere i provvedimenti, in particolare le sentenze, ad un anno e mezzo dalla prima comparizione, quindi è un dato importantissimo, anche i provvedimenti cautelari entro 3 mesi, quindi il risultato è stato veramente buono. Stanno cercando di rovinare anche questo, perché ci hanno attribuito un sacco di altre materie, quindi non si sa come vediamo, però ecco, la speranza c'è, diciamo, e quindi seguiamo l'indicazione dell'amico Steve che ci dice diamoci da fare. Grazie. Chiamata in causa, magari dottoressa, poi vogliamo l'occasione per ringraziare tutti i soci di Italia che sono presenti. Presidente, mi parlava prima durante la nostra intervista della visione, lei ha abbondantemente risposto alla mia domanda sul paese delle premesse e delle promesse, mi dica se la visione ci può aiutare per il futuro, avere una visione d'insieme. Assolutamente sì, per questo ho apprezzato tantissimo, sia di valutare sia l'esposizione di Paganino, che è stata veramente completa e ci ha indicato quali sono anche le vie da seguire senza farci sempre soldi, problemi. Bravissimo, per non essere una grande nazione. Dottoressa Prendo, a lei e poi le conclusioni naturalmente del nostro autore. Grazie, io volevo semplicemente informare questo tavolo di un messaggio che mi ha appena arrivato, un contributo ai nostri lavori che giunge dal Giappone. Mi è giunto da parte di una dirigente della Toyota che nel mandarmi proprio l'elenco delle imprese che giapponesi in questa fase hanno lasciato l'Inghilterra per la Brexit e stanno orientando i loro investimenti in Olanda, rifletteva con me, ha detto noi potremmo invitarle a venire in Italia, la cosa che però serve, la faccio, la pongo all'attenzione al Presidente Narvasi, che fa riacquistare fiducia e la riforma della giustizia. Esattamente quanto dicevamo salutare intanto chi ci ha raggiunto, in particolare l'onorevole Foti e il mio caro amico Giovanni Carnovale, mi viene in mente una proposta operativa. Mi piacerebbe tanto che questa serata, che è sicuramente propedeutica ad una delle presentazioni, perché Paolo farà sicuramente un tour di presentazione dell'ultimo volume della trilogia, avesse anche un significato destinato a lasciare una traccia nel tempo. E in particolare mi viene in mente di proporre l'istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio sulle essenziali riforme, quelle stesse che abbiamo poc'anzi citato, affinché non rimanga solo un'evocazione, ma sia foriero di un'attenzione vigile, perché è ineludibile il vano delle riforme nel nostro paese. Noi abbiamo un'esigenza forte, Italia lo ha già fatto, è in dialogo anche all'esterno del nostro paese con realtà abbastanza accreditate, la presenza di Baldi Muccio, di Giovanni Carnovale, di Carmelo Buturi sono abbastanza eloquenti al riguardo. Le intenzioni di dirigenti, soci, quali l'avvocato Romagnoli che si proprio batterà per il tema solenne della difesa dei diritti umani partendo dall'ultima risoluzione delle Nazioni Unite sull'esigenza di dare proprio una tregua all'uso delle armi, impongono la presenza di un tavolo cui io molto sommessamente e con l'affetto di sempre mi permetto di avere non solo l'attenzione privilegiata di Francesco Trevisan anche nella qualità di direttore commerciale Italia dell'AON, di questa significativa azienda multinazionale, ma di chiedere a Beniamino Quintieri e a Tommaso Narvasi di voler affiancare questa fatica affinché sia una fatica vigile in una fase in cui forse in Italia il dibattito politico, sociale e culturale si affievolisce su tensioni particolaristiche perdendo di vista l'orizzonte. Noi vogliamo guardare la luna non soltanto il dito che cita l'orizzonte. Questo pomeriggio ha un senso, il volume di Paolo si arricchisce, penso di tiro di perle se verrà accompagnato nel percorso da tensioni vigili e da responsabili preoccupazioni. Modo sempre
sempre propositivo, dottoressa Peno, e mi complimento davvero con lei, proprio perché lei la visione ce l'ha inside, lei ce l'ha dentro, non c'è poco da fare. Allora, Paolo ha ascoltato insomma tutti questi interventi preziosi che come tanti tasselli ci portano alla costruzione di questo meraviglioso mosaico e alla sua definizione. Paolo, esperto, avvocato di diritto internazionale privato, che ha lavorato moltissimo all'estero, ma che ama profondamente il suo paese e forse si è anche un po' stupato, come tutti noi, di sentirsi sempre dire che l'Italia è un paese fanalino di coda, tutte le agenzie che trattano l'economia, eccetera. E qui la volontà di chiudere questa trilogia e magari lasciare ancora aperto lo spazio, come diceva Benigno Quintieri, per un quarto volume. Paolo, a te la parola, perché adesso veniamo veramente al punto, diciamo, fondamentale. Il tuo libro e tutto ciò che ti sei prefissato e dato come obiettivo nel portare a compimento questa trilogia. Grazie. Allora, grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui presenti. Io, come da abitudine, leggo qualche appunto spazio da lì, per non dimenticare nulla. Grazie al professor Michieri, grazie al presidente Propasi, grazie alla dottoressa Antonella Rene, grazie a Camillata per le bellissime parole nei miei confronti e per contribuire con il vostro supporto a questo dibattito. Grazie a tutti i tanti partecipanti e amici qui davanti a me oggi presenti e grazie anche a tutti gli organi di stampa qui presenti in questo luogo istituzionale. A riguardo, per me è molto gratificante essere qui oggi in questo che, già la dottoressa Peno, è il luogo per eccellenza della democrazia e della politica del mio paese, per la prima uscita pubblica di questo libro. Farò il fatto di tutte le diverse presentazioni, ma la prima uscita l'ho voluta fare in questo luogo istituzionale, perché appunto questo è il mio terzo libro, ha una prospettiva economica e di diritto, ma è essenzialmente un libro di politica. Quindi è diverso dai primi due, anche se, come gli altri, trae spunto dalla mia attività professionale. Io sono infatti un giurista che prevalentemente, per conto di stranieri, persone fisiche e o persone giuridiche, giornalmente si confronta, anzi si scontra, con le difficoltà del nostro paese, del sistema italiano. In proposito, il punto essenziale del mio ragionamento è che, se l'ho già detto brillantemente da chi mi ha anticipato, le imprese straniere, per ritornare ad investire in Italia, chiedono che il paese sia amministrato in modo diverso, che è un sistema più snello, più facile e quindi, in sintesi, chiedono un terreno più fertile dove poter fare business. Ora, la domanda fondamentale che mi pongo e che rivolgo anche al lettore più in generale della classe politica italiana è: perché mai una impresa internazionale dovrebbe oggi investire in Italia piuttosto che in Germania o negli Stati Uniti o ancora in un altro paese straniero? Ora, vedete, le regolamentazioni delle società appartenenti a diversi ordinamenti giuridici sono tutte molto diverse tra di loro, ma in tutte è essenziale e comune sempre e soprattutto un elemento: lo scopo di lucro, cioè di fare soldi, di guadagnare. Insomma, detto in modo brutale ma reale, per fare soldi le imprese internazionali, piccole, medie e grandi, e quindi quelli stranieri, chiedono che in Italia vengano finalmente fatte delle riforme strutturali. E io cerco di dimostrare con numeri e fatti che il nostro paese si risolleva solo e soltanto se arrivano aiuti dall'esterno, e più in particolare appunto denaro fresco proveniente da investimenti diretti effettuati da imprese straniere. Ma le imprese straniere oggi, come diceva apparentemente il professor Quintieri, anche il dottore Malvasi, non investono più da noi e sono scoraggiate, in quanto le condizioni della società italiana sono molto simili a quelle di un paese del terzo mondo. Tutto ciò per vari motivi, perché oggi in Italia fare impresa è un'impresa, perché siamo il paese delle armi di distrazione di massa, perché siamo il paese delle premesse e delle promesse, perché siamo il paese dei patti e dei contratti. Io da ragazzino ricordo il patto della Costata, poi il patto unilaterale, poi il patto del Nazareno, e oggi il contratto di governo. In definitiva,
perché da noi tutte le riforme che dovrebbero essere fatte e che vengono da anni annunciate in realtà non vengono mai realizzate e concretizzate. Siamo comunque in definitiva scarsamente attrattivi per le imprese straniere e infatti succede che tutte le classifiche, dico tutte le classifiche di organismi indipendenti sono impietose nei nostri confronti. Tra i paesi dell'Unione Europea ci mettono tutte all'ultimo posto insieme alla Grecia con riferimento alla capacità di creare business e tra quelli più ostici nel mondo intero. Succede anche in secondo luogo che le agenzie internazionali, che vi assicuro sono fondamentali, ed in particolare quelle statunitensi che valutano appunto la sicurezza degli investimenti, quali ad esempio Standard & Poor's, continuano costantemente a declassarci. Ed ancora il Financial Times, che è il giornale più importante del mondo, secondo tanti, ci descrive recentemente come un paese, il nostro paese, ormai in ginocchio, con una classe politica per l'immobilismo. Ora, questa è la situazione che secondo molti analisti internazionali, quindi non solo secondo me, ma secondo molti analisti internazionali, è dunque quasi simile, come dicevo, a quella di un paese del terzo mondo. Come uscirne? Cosa fare per tornare a essere nuovamente credibili agli occhi degli investitori internazionali e quindi per attirare l'ultima analisi, come dicevo, il fresco? Bisogna porre in essere misure strutturali di carattere legislativo ed economico con un approccio veramente e finalmente riformatore e con il fine ultimo di migliorare la competitività del nostro sistema, del sistema Italia. Ci vorrebbero insomma misure concrete fatte veramente con una prospettiva liberale e di effettivo sviluppo e non misure populiste che nell'immediato garantiscono consenso elettorale, diciamoci, ma che alla lunga non danno reali vantaggi alla produttività. Infatti la crescita è generata non soltanto non da misure populiste, ma bensì da una serie di leggi, di misure di cambiamenti e quindi di riforme. Io a riguardo, senza presunzione, ci mancherebbe, e senza pretese di esaustività, ringrazio il Presidente Barbasi per le belle ore dei confronti, ma appunto non ho alcuna pretesa di esaustività, ho cercato di offrire delle soluzioni pratiche e concrete e ho diviso i vari settori nei quali si potrebbe o si dovrebbe intervenire in 9 grandi macro aree tematiche che sono Costituzione, liberalizzazione di politica estera e poi ancora burocrazia, lavoro e spesa pubblica e ancora fisco, giustizia ed innovazione. Questo perché molto sinteticamente gli investitori in generale chiedono, appunto, cioè il professor Pittieri, uno snellimento della burocrazia, un fisco più equo per esempio di quel costo del lavoro e una giustizia più veloce. Con riferimento ad esempio per essere ancora più credibile della giustizia, e qui parlo per esperienza personale perché comunque rimango un giurista e non sono uno scrittore, la poco efficiente amministrazione della giustizia, secondo la Banca d'Italia, non secondo me, secondo la Banca d'Italia, ci costa l'1% del PIL, che di sicuro è tantissimo. E allora si dovrebbero fare tante cose concrete. Così come ad esempio, ripescare la ottima idea del foro unico per le imprese con sede all'estero, il foro dedicato. O ancora continuare a rimodellare la geografia dei tribunali, che in Italia sono tantissimi, se paragonato allo stesso numero di tribunali esistenti in Francia, in Germania o comunque altro il mondo. Potenziare i mezzi di risoluzione delle controversie con le mediazioni, oppure ancora rafforzare la giacca ottima di legge di questo blogger. O ancora magari, è una proposta che faccio io, affidare l'amministrazione della giustizia ai manager e non ai giudici, come si fa in molti paesi del mondo, in particolare negli Stati Uniti. Ecco, non è un discorso teorico, bensì tutt'altro, perché qui si parla di cose concrete e soluzioni operative. E infatti questo libro, e vado a concludere, non è assolutamente, ci dentro ci sarò, un libro a favore o contro qualcuno. Perché a me la politica che si perde in chiacchiere, la politica delle polemiche esterne non mi piace. Perché io, e qui sono presuntuoso, mi reputo un uomo del fare. È un dato di fatto incontrovertibile che il nostro paese è rimasto indietro in un mondo che è sempre più globalizzato ed integrato, sebbene vi siano alcune effettivamente tendenze contrarie, basti pensare all'America First, di Donald Trump o alla Brexit. Però oggi,
questo è dato di fatto, il campo di gioco non può più essere solamente l'Italia, noi siamo rimasti provinciali. Il campo di gioco oggi è il mondo intero, e in questa ottica, per rimanere così in strettissima attualità, visto che tra 2 settimane si vota per il Parlamento europeo, ecco, io auspico che si capisca l'importanza di tornare ad avere un ruolo essenziale anche e soprattutto all'interno dell'Unione Europea. Questo perché, mi ripeto, il nostro paese si risolleva solo e soltanto se riveste ad attrarre investimenti stranieri che portano denaro fresco, e lo può fare solo mettendo in atto riforme strutturali che ci rendano nuovamente credibili agli occhi dei nostri partner internazionali, che sono naturalmente in primis gli Stati membri della Unione Europea, quindi chiaramente le loro imprese. Quindi no, grazie a tutti e per l'attenzione, vi auguro una buona serata e comunque sono qui in attenzione anche per eventuali domande. Grazie. Esatto. Questa è la domanda che ti viene posta sempre, però tutti coloro che sono qui se lo domanderanno, se non altro dopo aver letto il libro, se c'è lo zampino di qualcosa di autobiografico, anche se tu citi testualmente che tutto è estremamente casuale e non voluto, però Andrea, insomma, qualcosa, qualche sfumatura del tuo ce l'ha, insomma, qualcosa di numero, dai, lo so che vuoi lasciare tutta la lettura, però un indizio. Un indizio. Allora, Andrea e Steve sono dei personaggi immaginari. Bene, io ho inventato. Bene. Per rendere più scorrevole e meno pesante la lettura. Posso dire che si tratta di 2 amici. Uno è un altissimo diplomatico di una importantissima ambasciata qui in Italia, e Andrea è un diversamente giovane professionista che tutti i giorni ha a che fare con le imprese internazionali. 2 amici di lunga data che discutono amabilmente tra di loro delle soluzioni dei problemi di questo paese, tra Roma e Washington. 2 amici che, seppur in modo diverso, amano questo paese. Quindi, per rispondere alla domanda, non rispondo. Sapevo, ma se anche l'indizio si è dato. Nel senso che non confermo e non smentisco. Va bene, lo lasciamo scoprire al lettore. Invito il lettore a leggere il libro, perché arrivando al mio libro, forse potrà trarre qualche spunto in più su questa cosa. Insomma, è una risposta. Grazie, io vorrei ancora un applauso per Paolo Zeccani. Siamo alle 18.40, abbiamo tempo per 5 minuti di domande, no, per il pubblico, non c'è tempo? Se possiamo velocizzare. Ok, perfetto. Allora, se c'è qualcuno dal pubblico che ha piacere, insomma, li abbiamo tutti qua, quindi un'occasione come questa non si ripete. Abbiamo il presidente Barbasi, la presidente Antonella Breno, abbiamo il professor Benigno Miglia, abbiamo l'autore. Se qualcuno di voi vuole fare una domanda, questo è il momento giusto. Altrimenti vi sottolineo che Paolo è qui a disposizione anche per firmare in qualche modo il libro e dedicarvelo. Nel frattempo che qualcuno... Sì, però adesso che inizio voglio salutare e sottolineare anche il valore dell'impresa. Certo, questa è stata anche in maniera abbastanza fugace dell'impresa culturale. E mi evoca il tema, come dire, la presenza di 2 amici in particolare, quello di Paola Lavini, che è da attrice professionista, attrice del cinema e della televisione italiana, che stasera ha voluto proprio con la sua presenza rafforzare il valore di interesse nei confronti non solo dell'iniziativa editoriale ma dei temi trattati, e quella di un ragazzo al quale sono particolarmente legata, che è Paolo Federico, che da giovanissimo, veramente già 13 anni, 14 anni, ha davvero assunto le responsabilità di un impegno sociale che mi auguro che sfoci presto neanche in un impegno politico. Io vorrei salutare davvero con tanto affetto i giovani, perché sono i giovani, a mio avviso, anche depositari di una nuova coscienza. Chi mi dice che la realtà giovanile italiana nazionale è molto distratta e interessata soltanto ai grandi fenomeni di comunicazione di massa, alla cultura del Grande Fratello, ebbene, io ho degli esempi abbastanza validi da contrapporre, e in questi esempi mi piace rivedere anche il senso di un impegno del futuro. A volte, caro Paolo, tu l'hai citato molto bene in questo tuo ultimo libro, il senso del futuro rappresenta forse la incertezza più profonda ed evidente dell'attuale momentaneità. Io ritengo che prima ancora di parlare di attrazione di imprese in piano internazionale, forse il tema da porci e da porre è quello di come riconquistare
la fiducia, l'autorevolezza, il prestigio e la dignità, perché uno Stato autorevole si viene anche vissuto e rappresentato da cittadini e cittadine che vivono il senso dell'impegno non con un senso terzo ma con un senso proprio. In questo senso allora il dialogo con amici giapponesi, il dialogo con amici americani, il grande progetto che Giovanni Carnovale sta portando avanti con gli Stati Uniti d'America, e io lo so perché è una presenza costante e vigile sul fronte accademico, forse possono ricordare a me e Nico Foti le emozioni che abbiamo provato sulla Fifth Avenue di New York quando guardavamo alle, diciamo, alle imprese del giorno dopo come a coloro che erano depositari di un ruolo di ambasciatori di Made in Italy che tanto ha rappresentato nella storia del nostro paese. Ecco, io vorrei che l'Italia, tutti noi, tornassimo a vivere veramente momenti di sincero protagonismo. Questa occasione, Paolo, ha un valore in più, dà a tutti noi una marcia e un dovere in più. Su questa marcia l'Italia proseguirà l'impegno sociale che, come dire, proseguirà nel mese di luglio con appuntamenti che vi verranno resi noti, in cui vi prego di non far mancare il vostro affetto, le vostre idee, la simpatia e la partecipazione. Dobbiamo costruire una scuola allargata per poter essere forse anche noi stessi più motivati nell'entusiasmo e nella gioia di vivere con fierezza l'identità nazionale. Grazie, grazie. È stata veramente, Paolo, una grande esperienza essere qui con voi anche oggi, grazie a Libri.tv. Complimenti, grazie a voi.